lui ha riassunto quello in estrema sintesi, quelli che sono stati i fatti salienti che ci hanno visto, diciamo, protagonisti negli ultimi 14 anni, fino ad oggi. Certo, oggi nella presenza qua, insieme a quello che qualche altro amico, come dire, e bisogna interpretare in maniera particolare, nel senso che ha invito che ci ha rivolto Salvo, dicendo sai, avrei intenzione di fare questo tipo di riunione, noi tutti abbiamo aderito con estrema simpatia e con estremo sfascio, nel senso che non ci siamo e non potevamo dimenticare 12 anni passati insieme. È una vita che passiamo insieme, 12 fino al momento dello stacco è una vita, sono almeno una cinquantina di anni ormai che ce la passiamo insieme e basta. Ne abbiamo condivise anche 12 politicamente fino al 2006, poi come in tutti i casi della vita abbiamo di comune accordo deciso che fosse per principale altre strade, ma non è stata una scelta facile né per noi né per lui, scelta sofferta da parte mia, nostra e da parte anche loro, ma è un momento della vita come in tutte le cose della vita che può anche succedere. Ci siamo accorti che comunque quel periodo è stato un periodo estremamente bene. Vi ho detto il punto con la voce che quei quattro standardi che quattro sbandati hanno creato qualcosa insieme a questi altri quattro sbandati che ci sono qua insieme a noi, hanno creato qualcosa di estremamente semplice. Dopo ricordarvi il successo del 2002, abbiamo messo 1380 voti, abbiamo fatto quattro consiglieri comunali, cose che non erano mai successe da voi, ma io vorrei risalire un po' indietro nel 97, quando all'improvviso le due passionarie che ci sono qua davanti se lo ricorderanno meglio di me, all'improvviso si decise che bisognava fare una candidatura alternativa a quella del professor Bolognati, a quella sua principale amante, mi ricordo Mauro, fu scelto il dottore Passavacqua, che fino a quel momento era stato soltanto consigliere comunale. Il dottore Passavacqua in quel caso prese una carriera di voto, per quello che c'è risultato oltre il 2700 voti. E da lì ci convincemmo che forse effettivamente tanto sbandare non era, forse riuscivamo veramente a leggere un po' meglio di altri quello che era il ruolo che questa città doveva avere anche noi.